C'è uno sgomento anche nel campo della maggioranza, si parla di voto, si parla di accerchiamento di Berlusconi, si parla di amici che lo abbandonano e con me il professor Stefano Rodotà, che ringrazio di essere venuto di nuovo al punto. E le faccio la prima domanda è questa, lasciamo stare l'aspetto politico, ma secondo lei, perché di questo si sta parlando in questi momenti alla Camera dei Deputati, c'è riunito il gruppo del PDL e gli avvocati del PDL, e Berlusconi che ha detto sono sereno, non faccio un passo indietro, non mi fate dire delle parolacce, ma Berlusconi questa volta può sottrarsi al processo? Questa volta non può sottrarsi al processo, come non avrebbe dovuto sottrarsi quindi al si processo sottrarrà nel passato. Mi pare che dalle dichiarazioni ancora molto oscillanti, ancora stasera uno dei suoi avvocati, Longo, dice: io non so se Berlusconi andrà davanti ai giudici. Questo è il segno di un malessere profondo, di un'indicazione data al paese dall'uomo che dovrebbe governarlo, cioè io non vado davanti ai giudici. Il vero processo breve lo dovrebbe chiedere lui. Il chiarimento. Ma qua c'è il rito direttissimo. C'è il rito direttissimo. E quindi potrebbe quindi essere una potrebbe cosa. Potrebbe chiarire le parole che abbiamo ascoltato oggi, il turbamento di cui ha parlato il capo dello Stato, feriti e sconvolti, questo è scritto sull'Avvenire. Beh, questo turbamento che evidentemente continua a inquinare il clima civile, devo dire, questo paese sta perdendo la sua dignità. Torniamo alla questione politica. Una delle questioni che si pongono, politica e non solo politica, perché qui c'è una confusione di poteri straordinaria, effettivamente, le dico una cosa, Rodotà, la dico io, credo che non abbia ancora la notizia. Lei sa certamente che all'Erner è stato proibito di invitare la escort o prostituta da Dario in trasmissione dal suo editore. Invece apprendiamo che Rubi Rubacuori Karima domani sarà alla trasmissione della nostra concorrenza di Mediaset e sa quale trasmissione è quella di Signorini, che è lo stesso uomo che ha fatto quel numero sulla sciarpa di cashmere e quindi ormai c'è prostituti e televisioni e giornali e sedi istituzionali, c'è un terribile contagio. Io sono sgomento, anche se non sono importante come napoletano, ecco, voglio dire. No, ma lo sgomento è giusto, però progressivamente noi stiamo vedendo da una parte come la lotta politica o l'informazione si sono in qualche modo identificate con un uso delle televisioni. Berlusconi ha fatto questa sorta di messaggio a reti unificate. Le è sembrata una risposta anticipata ai giudici? È stata una risposta anticipata ai giudici, cioè è un modo per mobilitare l'opinione pubblica contro i giudici, perché non c'era gli argomenti che noi conosciamo tante volte, anche quell'argomento giuridicamente così forte, aver detto ho giurato sulla testa dei miei figli e dei miei nipoti, sarei molto imbarazzato al posto di questi suoi familiari, e lo rifiuta in sostanza la giustizia come sistema di controllo. Questo sta avvenendo, lo rifiuta da molti anni. In questa situazione non c'è un teorema, tutto nasce in questa situazione da un fatto preciso, cioè dal suo intervento presso la Questura di Milano, che evidentemente ha aperto un problema che era subito stata. Era nipote di Mubarak. Era stato subito segnalato dalla responsabile per quanto riguardava i minori, e c'era un dovere della magistratura di indagare. Quando arrivano notizie di reato nel nostro paese, la Costituzione vuole che i giudici siano tenuti a indagare, e questo è tanto vero che uno degli avvocati del Premier era così consapevole dei rischi che si stavano correndo, che preventivamente ha svolto le sue indagini, ha sentito le persone, alcune delle quali poi sono venute alla ribalta, e ora credo che la sede naturale, anche avendo preventivamente svolto queste attività, dovrebbe essere quella giudiziaria. Temo che non lo sia, ma questo non chiude la questione. La rende ancora più inquietante, nel senso che ormai il dato di fondo legato alla impresentabilità
come uomo pubblico del Presidente del Consiglio prescinde dagli accertamenti giudiziari perché abbiamo una documentazione impressionante. Professor Rodotà, che per fortuna il senatore Longo almeno non dà per scontato una cosa, cioè che lo stesso collegio di difesa di Berlusconi sia il collegio di difesa delle ragazze, come dire, per non farle parlare, no? Non mi meraviglierebbe di nulla. E quello che emerge non è una novità. Berlusconi, come si dice ormai abitualmente, si difende dal processo, non nel processo. Che è un diritto dell'imputato. Un diritto, e credo un dovere in questi casi. Non si può lasciare l'opinione pubblica con l'incertezza. E voglio aggiungere però che noi dobbiamo tenere distinti sempre due piani. Il piano della responsabilità penale, che in questo caso sembrerebbe, almeno a giudicare dalle notizie che abbiamo, abbastanza consistente, dalla responsabilità personale politica di un leader. I comportamenti di un leader, quando assumono le caratteristiche che hanno assunto nella vicenda che conosciamo, sono incompatibili con la rappresentatività di un paese. Indipendentemente dal reato, abbiamo sentito di suoi amici, persone che praticamente frequentano con lui queste occasioni, che hanno dovuto pagare 10.000 euro per eliminare delle foto che potevano diventare compromettenti. Questo vuol dire che un Presidente del Consiglio rischia di essere ricattato. Lo dico con preoccupazione, perché evidentemente chi ha la massima responsabilità politica in un Paese deve essere al riparo non solo dai sospetti, ma da ogni iniziativa che possa mettere in discussione il suo ruolo. E credo che le preoccupazioni che ormai sono state manifestate non sono nuove, perché ciò che abbiamo ascoltato e conosciuto in questi giorni sono una conferma sempre più amplificata di comportamenti che già conoscevamo e che hanno certamente squalificato la carica rivestita, indipendentemente dall'accedente del Consiglio. E non è un problema soltanto di immagine che è stata sporcata, è una questione di sostanza. Un Paese non può essere abituato ad accettare questo tipo di politica, perché noi stiamo avvilendo la politica, allontaniamo le persone, e un consenso che sia anche basato sugli ammiccamenti di chi tiene questi comportamenti non è un consenso che in democrazia produce risultati positivi. E poi c'è un tema dietro tutto questo. Il tema vero è una parola che abbiamo molto usato in questo periodo: dignità. C'è la dignità perduta del Presidente del Consiglio, c'è il problema della dignità delle donne, che è un grande problema in questo momento, e insieme a questo, la parola dignità l'abbiamo molto usata, c'è anche la dignità dei lavoratori. In questo momento rischiamo molto di abbandonare questo che è un canone fondativo della persona e della nostra Costituzione. È inutile parlare soltanto di così, in modo scherzoso, delle donne. Parlare dei successi, del numero delle ministre, quando la dignità delle donne è ferita in un modo così violento. Io ancora non ho letto tutti gli atti, quindi prima di bisogna leggere tutto in modo approfondito, perché non voglio assolutamente leggere quello che c'è scritto sui giornali, non li voglio leggere, non li leggo. Ho smesso di leggere le intercettazioni, perché sinceramente, siccome io ero a favore di una legge per cui le intercettazioni devono rimanere là dove stavano, e cioè segretate negli atti dei pubblici ministeri, mi rifiuto di leggere questa immondizia, anche perché non posso sentire tutta una conversazione, posso leggere solo uno stralcio che è stato selezionato appositamente da altri. Io conosco un altro premier, conosco un altro uomo, conosco un altro Silvio Berlusconi. Io non sono mai stata ad Arcore, però sono stata a delle scene qui a
Roma, delle scene con i deputati o solo con le deputate, e noi abbiamo riscontrato un uomo gentile che al massimo raccontava una barzelletta, che poteva cantare una canzone in francese, ma non di più di questo. Quindi ho molta difficoltà ad immaginare l'orco che viene descritto da giornali come Repubblica rispetto all'uomo che ho conosciuto io, che è tutt'altro. Ed è questa assurda contrapposizione delle due figure che mi lascia oggi intendere che forse il limite fra fantasia e realtà non si comprende più tanto bene. Berlusconi si è praticamente, ha fatto un videomessaggio, ha mandato delle lettere dove lui dice proprio quello che stanno facendo, estrapolando anche da contesti. Insomma, sono cose che stanno accadendo, estremamente gravi, certamente gravi. Io credo che alla fine gli italiani abbiano molto più senso del discernimento di quello che accade da tanti retroscenisti, e non sono così convinta che le elezioni siano così vicine. Che ne pare? Sono imbarazzato, perché vuol dire che questa offesa alle donne non è percepita. Come tale? C'è una difesa così, senza molti argomenti, non è l'uomo che ho conosciuto. Può capitare, impedisce di prendere piena consapevolezza di quello che sta accadendo. Indignez-vous, questo libro scritto da un vecchio resistente francese, più che novantenne, che ha venduto 500.000 copie, perché l'indignazione che è così viva in Francia? Pensate, in una settimana la protesta dell'opinione pubblica ha impedito a Sarkozy di dare un certo posto a suo figlio. Da noi l'indignazione che dovrebbe muovere le montagne non c'è, perché noi abbiamo sempre ritenuto che coloro i quali si indignano sono dei moralisti, che tutto sommato impediscono a chi ha il potere di fare quello che vuole. Noi abbiamo bisogno di etica pubblica. La verità è che chi si indigna in questo paese viene bollato con questa parola, è un moralista. Io mi sono sempre ritenuto un moralista, perché ritengo che una riserva di moralità in un paese è indispensabile, altrimenti si perde il filo della vita civile, dei rapporti corretti tra le persone. Non riusciamo a guardarci più in faccia. Se noi non rispettiamo l'altro, non siamo in condizione di rispettare neanche noi. E quando questo accade, quando c'è questo rifiuto di riconoscere la dignità degli altri, di trovare un fondamento che non è solo nella convenienza e nell'interesse, quando si fa politica c'è qualcosa che si rompe.